Buongiorno viaggiatori, rieccoci qua in una fase clou. Buongiorno. Momento, preparazione bagagli. Il tempo stringe, pochi giorni alla partenza, per cui volevamo condividere questo momento, farvi perché vedere. Perché dove va? Dove perché va? Perché si parte. E quindi, siccome ce l'hanno chiesto in tanti, anche un'altra delle cose che non abbiamo ancora fatto, tanto per cambiare, vi volevamo far vedere un attimo come è organizzata la macchina anche dall'interno e poi parliamo del viaggio. Ma intanto vi faccio vedere le nuove gomme, un bel tassellato, pronto per anche il fango. Queste cose. Che vi vuoi far vedere? Io voglio far vedere i vestiti. È un Toyota. No, gli voglio far vedere i vestitini. Ci sono sempre stati. Ah, ma sono carinissimi i vestitini. E poi c'è un'innovazione. Questo è il nostro amico Biagio, che ce l'ha fatto. Su grazie misura. Biagio. Grazie. E poi vogliamo far vedere un attimo per dove farvi vai? Capire. Dove vai? Aspetta, per farvi capire un attimo come siamo camperizzati all'interno. Allora, considerate che manca ancora un pochino di roba. Manca la parte fotografica, sì, sì. Diciamo che la parte sotto in questo momento, insomma, non c'è niente. Lì fate conto che ci andranno due scatole con i vestiti e il reparto, diciamo, macchina fotografica. Quindi questa è la parte sotto che va ancora sistemata. La parte sopra è già più o meno composta. Ci sarà la nostra solita scatola, diciamo un reparto cucina, è qua. E poi qui abbiamo un reparto dispensa e dall'altra parte un'altra scatola. Abbiamo scelto queste scatole rigide e aperte. Quest'anno abbiamo optato, l'anno scorso avevamo delle scatole diverse. Qui sotto c'è il compressore. Ah, si vede? Forse sì. Non... E questa è la parte dietro. Poi invece per quanto riguarda la parte bauliera... Ormai l'hanno rivista. Vabbè, qui c'è tutta la parte sedie, sdraie, reparto acqua, eccetera. Reparto acqua, un po' di ricambi di roba, filtri, roba varia per il viaggio. Qua dentro abbiamo tutto il reparto per doccia, gas, e ci manca sempre qualcosina dentro. Pannello solare. Ah, è lì da una parte. E poi abbiamo, lì sopra abbiamo sotto la tenda, abbiamo, a parte il tendalino quello laterale che avete visto prima. È un prima. Tendalino fatto a mano che viene giù. Esatto, per la parte posteriore. Qua abbiamo, l'aiutante non apre, eh. Ah, scusa. Qua abbiamo un po' di dispensa già pronta, e, perché insomma abbiamo considerato poi che nel viaggio, quando siamo un po' isolati, ci servirà qualcosa. Ma dove vai? Ora glielo dico. E poi questo è lo zaino per la spazzatura. Qui dietro c'è la tanica per eventuale, insomma, riserva di benzina. Qua adesso, mentre siamo in Italia, non si può fare. È l'alloggiamento della bombola del gas. Ok? Bene, a questo punto allora però partiamo. Usa la cartina? Prova. È arrivato il momento mappa a questo punto, però parliamo del viaggio. Allora, il viaggio è molto semplice. Partiamo dall'Italia, prendiamo un traghetto, ce ne andiamo in Grecia. Dalla Grecia ci spostiamo alla Turchia e dalla Turchia poi andremo verso est, diciamo direzione est, direzione Asia. E la parte in particolare che andremo a vedere si chiama, questa regione in generale, questa zona si chiama Caucaso. Quindi è composta da Georgia, Armenia e Azerbaigian. Abbiamo fissato, insomma, delle cose che vogliamo vedere, vogliamo capire bene se riusciremo con i tempi, in base a quello che ci piacerà di più, di meno, dove ci fermeremo, cioè non si sa, per cui questo è il programma di Massimo. Questo è il programma di Massimo. Poi nel dettaglio un tempo vedrete... avevamo tutti i dettagli, tutti i programmi quando si andava via a moto. Ora il viaggiatore deve essere, ora non c'è più il dettaglio, essere così, deve essere un po' scialla, quindi scialla addirittura. Quindi... bene. No, e quindi volevo dire questa cosa, che per quanto riguarda il canale YouTube non ci rivediamo fino a settembre, perché come avrete capito il viaggio è un po' lungo. Forse qualche cosina ci si fa mettere per via di internet, che sì, si trova. Però insomma guardiamo, perché noi vogliamo essere onesti fino in fondo. La priorità per noi è il viaggio, per cui siccome i video sono una cosa impegnativa da montare, che ci piace molto perché fare, poi le monta lei, fa tutto lei. Bella. E quindi... quindi per i video lei parla, però vabbè. Io parlo, e quindi per i video saranno montati successivamente al nostro rientro, quindi da settembre in poi montiamo i video, quindi ripartiamo con la serie nuova del viaggio. Quindi raccomandazione, se siete già nostri followers, come direbbe, insomma, se seguite già il nostro canale, avete già visto tutti i video, pazienza, vi dovete accontentare. Però se non l'avete ancora visti tutti, se vi manca qualcosa, se siete nuovi sul canale, andate a rivedere, che insomma qualcosina c'è. E quindi riusciremo a mettere qualcosa su Facebook, Instagram, non si sa, perché dipende la linea, dove siamo messi, in che zona siamo.
in base a quello poi vedremo un attimo se è d'accordo. Sì. E da farsi, magari vi mettiamo qualche foto in quella per farvi capire in che punto siamo dell'itinerario, dove siamo, se ci siamo persi, insomma vabbè, tutte queste cose. Un po' d'avventura, dai. Un po' d'avventura ci saranno per gli amanti. Ma polvere c'è? Ecco, allora volevo dire questo, ci sarà anche dell'off-road chiaramente, quindi ci sarà un po' di tutto, sia per gli amanti del viaggio più o meno tradizionale, sia per gli amanti del viaggio un po' avventura. Sapete che noi tendiamo più alla seconda parte, quindi non ci saranno delle cose straclassiche, perché noi siamo tutto meno che classici. Per il fango siamo pronti, mi sembra di vedere un bel tassellato, nuove coperture, Le gomme, ragazzi. Poi vi dirò come è il risultato di queste gomme. È la cosa più interessante. Comunque, va bene. Detto questo, niente, vi vogliamo salutare. Vi vogliamo augurare una buona estate, delle buone vacanze a tutti quanti. Speriamo che facciate dei bei viaggi, lunghi o corti che saranno. E l'importante è viaggiare. L'importante è viaggiare, siate felici, relax. E viaggiate più che potete. Noi ci proviamo. Ok, le salutiamo. Allora, vi salutiamo. Vi diamo appuntamento a settembre su YouTube. E poi ci vediamo, insomma, in giro. Ah, e se ci trovate a giro per il mondo, magari fatevi vedere. Un saluto. Vi salutiamo. Ciao. Ciao a tutti, grazie.